21ª giornata di campionato nel girone C di seconda categoria, la nona appunto del girone di ritorno, e potrebbe essere una giornata storica decisiva per questo campionato, perché consentendo a tutti i tifosi del Palermiti di toccare ferro fino alla fine, questa potrebbe essere una giornata, come diciamo, decisiva per le sorti del campionato. In effetti la squadra di Maurizio D'Amico è andata a vincere una partita difficile a Torre Melissa, 3-1 il risultato finale. La compagine inseguitrice appunto del Palermiti, le Castella, è stata sconfitta in trasferta a Girifalco con un gol al 95esimo di Conigli. Questi due risultati comportano il fatto che il Palermiti adesso guidi la classifica con 6 punti di vantaggio sulle Castella, e pur ricordando che nell'ultima giornata di campionato c'è lo scontro diretto, questa volta alle Castella, dopo che la squadra crotonese ha vinto nel girone di andata proprio a Palermiti 5-2 risultato finale, ma questo potrebbe significare ben poco, perché ripetiamo, sono 6 punti di vantaggio e sono rimaste solo 5 partite alla fine del campionato. Quindi con tutta le giustificazioni e potenzialità che ci possono essere ancora in queste partite, da ricordare che entrambe le squadre dovranno fare trasferte difficili a Petronà, entrambe a Torre Melissa, proprio le Castella, e quindi ci potrà essere qualche sorpresa ancora. Però se la squadra del presidente Truglia continuasse a inanellare vittorie su vittorie, siamo già all'ottava consecutiva proprio nel girone di ritorno, significherebbe che il campionato potrebbe assumere davvero potrebbe prendere la direzione appunto del paese delle preserre calabresi, perché sul resto del fronte il Petronà si fa fermare 0-0 a Valle Fiorita dalla Maroni, la Sersalese fa il suo dovere ovviamente vincendo in casa, ma non facilmente, contro un Real Ghiano che era andato anche in vantaggio. Poi è stata la Sersalese a fare 3 gol consecutivi, ma il Real Ghiano ha ottenuto anche un altro punto sul finale della gara, esattamente con Aloy, ma al 76esimo, ma poi non c'è stato più il tempo e la possibilità per la squadra catanzarese di rimontare, di risalire nel punteggio. E qui si chiude in pratica il discorso delle squadre che sono lottano per la promozione diretta, perché l'Academy Girifalco, pur con questo exploit sulla seconda in classifica, si trova a 39 punti e sarebbe fuori per il momento dal gioco dei playoff. Ripetiamo ancora, mancano 5 giornate e tutto è possibile. Per il resto delle giornate, delle partite, ricordiamo l'1-1 tra Schillecio e Nuova Valle che pareggia sul proprio 90esimo con De Feo, il gol dello Squillace, e entrambe restano invischiate nella zona bassa della classifica, un po' meno la Nuova Valle. Certamente il Schillecio non riesce a lasciare l'ultima posizione in classifica, perde anche il Caccuri e perde anche il Real Ghiano, come abbiamo visto, e quindi le 5 squadre che lotteranno per proprio appunto per evitare la zona bassa della classifica sono Schillecio, Sporting Caccuri, Nuova Valle, Real Ghiano e Torre Melissa.